una promessa di Nicola Legrottaglio, in sole 2 settimane arrivata a 40.000 copie alla tiratura di questo testo, un vero e proprio successo. La prima cosa che verrebbe da domandarti, Nicola, è proprio questo: te lo aspettavi questo interesse per questo libro? In un certo senso sì, perché comunque non è stata una mia volontà di fare il libro, ma ero convinto che se arrivasse questa proposta è perché Dio aveva deciso così, quindi per me era un segnale. È arrivato e ho capito che c'era un motivo per cui io dovevo scrivere un libro, quindi quando l'ho fatto e ho saputo questi numeri ero molto contento ovviamente, ma ero già cosciente del perché. Senti, Nicola, leggendo dalle prime pagine del tuo libro si emerge, questo mi ha colpito molto, diciamo, le belle parole che hai speso per la tua famiglia, l'educazione che hai ricevuto da tua madre, sono cose che colpiscono nella società di oggi. Ma brevemente, a cosa devi ai tuoi genitori principalmente? Ma devo il fatto che comunque siano stati degli ottimi genitori, educatori soprattutto, e mi hanno dato tanti valori umani. In più ho trovato una mamma che mi ha inculcato un valore cristiano. Lei ha conosciuto il Signore da quando ero piccolissimo e da piccolo fino a quando sono diventato adolescente mi ha trasmesso questi insegnamenti che alla lunga hanno avuto i loro frutti. Quindi a questo devo ai miei genitori, alla fine devo tutta la mia vita. Senti, ma tua mamma è stata quella che ha avuto delle resistenze verso il mondo del calcio. Adesso, diciamo, pensando ad oggi, quando questo ti ha allontanato, se ti ha allontanato, oppure l'hai visto come un piano divino sin dall'inizio? Ma sicuramente era un piano divino, anche le cose che noi valutiamo negative, Dio le trasforma in positive, questo ne sono sicuro. Però era molto facile all'epoca sentire persone che vivevano il cristianesimo dire che il mondo di qua, il mondo di là, il mondo del calcio è un peccato, cioè vedevano il diavolo dappertutto. Quindi questo è, diciamo, che era molto più tradizione, cultura e non veramente parole che nascevano da un'esperienza di vita. Quindi quando poi ho visto con le mie stesse mani, ho visto quanto è importante oggi il calcio per poter dare dei messaggi, delle testimonianze, e penso alle parole che magari mi diceva in buona fede mia madre, ci mancherebbe, all'epoca, allora sono un po' rammaricato, perché penso che tante persone debbano capire che il cristianesimo va vissuto nella libertà assoluta, cioè in ogni ambiente, in ogni lavoro. Non esiste un ambiente dove non si può essere cristiani e dove si può essere cristiani. Senti, Nicola, ho fatto una promessa, questo è il titolo del tuo libro, chi lo leggerà si renderà conto anche il perché di questo titolo, ma mi viene da domandarti, pensi mai di venire meno alle promesse che hai fatto a Dio? Ci sono dei momenti di scoraggiamento, di delusione? Quello, lo scoraggiamento è dietro l'angolo, cioè, perché non siamo soli. Quando c'è una battaglia, un combattimento, c'è sempre un nemico, e quindi se non siamo armati tante volte per andare in battaglia con le armi giuste, tante volte facciamo fatica a resistere, quindi subiamo dei colpi, subiamo degli attacchi violenti, quindi i momenti negativi succedono lo stesso. Io ho sempre detto che fare il cristiano non significa essere esenti da problemi, da situazioni negative, significa che invece che quella fede ti aiuta a superare, è diverso. Questa è la grande forza della fede, del cristianesimo, che Gesù ti dà, e quindi io sono cosciente che avrò nel mio cammino momenti negativi o difficili, ma sono nello stesso tempo altresì convinto e sicuro che Gesù è con me, che Lui lotta per me. Questa è la mia certezza. Però se devo venire meno alle promesse, io cerco di fare sempre il massimo. Venire meno a una promessa per Dio non è bello, non è bello. Io poi penso che Dio guardi i nostri cuori, sa perché lo facciamo e come lo facciamo, anche se tante volte possiamo venire meno. Senti, Nicola, Mister Catuzzi, si evince dal libro, inventò il Legrottaglio difensore, e tu parli, diciamo, di come è importante ascoltare il consiglio, diciamo, delle persone più adulte, più mature.
cosa pensi che questo debba essere applicato anche alla vita cristiana, spirituale? Assolutamente, io faccio l'esempio dell'allenatore, se no ogni persona mettesse nella propria vita, o avesse nella propria vita come allenatore, Gesù, dico sempre io, allora sarebbe meraviglioso, perché avresti una tattica perfetta, come dico io, no? La tattica sarebbe perfetta. Non so che tipo di tattica userebbe il Signore, però per ognuno di noi c'è la tattica giusta. Quindi io la paragono a questo, la vita spirituale con quella terrena, cioè materiale, lavorativa. Che come noi abbiamo un allenatore che ci guida e che è supervisore di ogni cosa, dovremmo mettere Gesù al centro della nostra vita affinché Lui possa essere il nostro supervisore, quello che si interessa di ogni cosa della nostra vita, dei nostri problemi. E quando sbagliamo, che non giochiamo bene, è giusto che Lui ci metta in panchina e faccia giocare un altro. È la stessa analogia. E lo descrivi bene questo nel libro. Senti, Nicola, il tuo rapporto con la televisione. Nel libro parli della tua prima esperienza in TV, ammetti che è bello quando dei giornali, delle televisioni si occupano di te, del tuo lavoro. Oggi, da credente, il tuo rapporto con la TV, visto che hai dato testimonianza in luoghi e in programmi particolari, guidato da Dio in modo eccellente, qual è ora il tuo rapporto con la TV? A me piace, comunque è uno degli strumenti più belli che noi abbiamo nella nostra vita, cioè vedere la televisione ci permette di vedere, di informarci, avere cultura, tante cose, anche se comunque ultimamente è andato un po' all'eccesso come ogni cosa, no? Non si ha mai la via di mezzo, ma tante volte si esagera. Però sono convinto che la TV è uno strumento fondamentale per poter dare dei messaggi belli, non solo negativi, ma si possono dare anche messaggi positivi. Questo è il mio rapporto con la TV, fino a quando c'è, avrò la possibilità di poter parlare nelle reti televisive, andrò volentieri. E per questo noi ti apprezziamo e ti appoggiamo.